Allora, partita che si sapeva che sarebbe stata di sacrificio, dura, contro una squadra veramente forte. Ovviamente non si può essere soddisfatti, perché quando si perde non lo si è mai, anche se contro gli All Blacks. Ma se devi trovare qualcosa di positivo in questi 80 minuti? Ma allora, devo dire innanzitutto che comunque non abbiamo mai mollato, e questo è uno dei punti che ci siamo prefissati adesso anche con Connor. E comunque gli All Blacks sono una squadra fortissima e ci abbiamo provato quel poco e hanno fatto tante mete. E mi auguro, insomma, per le prossime partite che riusciremo a fare una prestazione migliore anche in difesa e soprattutto in attacco, riuscire a concretizzare molto di più. Alla fine comunque quello che era la richiesta di Connor nei giorni scorsi, quindi soprattutto far giocare il più possibile nella loro metà campo gli All Blacks, tenere la palla più lontana dalla nostra meta, finché l'idea siete riusciti a farlo, poi loro hanno bucato, però il piano era quello, l'avete seguito. Diciamo che il piano di gioco l'abbiamo rispettato abbastanza, purtroppo comunque loro hanno un riciclo del pallone che è veramente una roba incredibile, quindi sebbene abbiamo difeso tanto anche nella nostra zona e magari rimandati indietro, comunque riuscivano a fare degli offload, riuscivano a bucare facilmente. Purtroppo questo ci ha penalizzato. Magari se la linea in difesa seguiva di più anche e aiutava di più il placatore, magari si formavano meno buchi, che comunque loro sono veramente sempre... Cioè, un passaggio dietro l'altro ti fa diventare stupido. Come morale cosa lascia questa partita? Una sconfitta del genere come vi lascia? Allora, innanzitutto io penso che comunque abbiamo, diciamo, attuato il nostro piano di gioco e quindi abbiamo rispettato un po' le nostre consegne. E diciamo che andremo a analizzare ciò che singolarmente abbiamo sbagliato sul nostro lavoro, e pretendere di vincere contro gli All Blacks era, non dico una cosa non fattibile, però era veramente quasi impossibile. Quindi è una squadra fortissima, e però diciamo che come squadra almeno non aver mollato, questo ci rimane, e sicuramente ci rimane la voglia di riscattarci.